noi siamo qui che facciamo gli gnagnarelli. Marco da Milano, partiamo. Ma come fa a mettere sullo stesso piano gli ultra? Questo effettivamente un po' eccessivo. Con Marco dei ragazzi Milano. Che con l'inchiostro sono Marco da Milano, dimmi Marco, dimmi. Cruciani, mi senti? Sì, dimmi. Sì, eccomi. Allora, niente ragazzi, io ho chiamato più che altro per darvi all'inizio un consiglio. Sì, dimmi. Ma più che consiglio, forse sarebbe meglio farvi le condoglianze. Perché questo è dai miei studi recenti, comunque sarà l'anno sicuramente della rivelazione, quindi dell'apocalisse. Della rivelazione dell'apocalisse. Questo no, partiamo subito con suoi studi. Dai Marco, tu sei quello del se mi volete far spiegare o volete iniziare come al solito a dare del matto alle persone, questo è ma quale rivoluzione di chi studi ha fatto? L'anno della rivoluzione delle rivelazioni parlata nell'Apocalisse, dove ne ha parlato appunto anche un noto studioso che non posso fare il nome per evitare ovviamente cause con cause eccetera. L'anno della rivelazione sarà esattamente questo, precisamente avverrà tra il 20 di settembre circa e il 20 di ottobre all'incirca. Vabbè, manca ancora le streghe sono già ovviamente tra di noi. Sono già tra di noi, ma è questo da anni. Questo no, da però, anni scusami, Marco. No, adesso no, andiamo so, sul concreto: so, cosa accadrà? Tu sei quello che ha detto che sostanzialmente la Meloni è un clone, giusto? Non è la vera Meloni, ma è un clone. La Meloni, come tantissimi altri ragazzi, e voi lo sapete benissimo, non rientriamo con la storia che poi. Dite, ah, dici che lo so. Tu Cruciani lo sai benissimo, ma e ho una certezza so che niente, lo sai. Perché lo in, una delle no- lo sa pure. In una delle nostre lo sedi sa. Dove facciamo appunto queste riunioni e ognuno porta farina del suo sacco, okay? Ma le sedi dovete portare degli psicofarmaci, non farina del nostro sacco, degli psicofarmaci. Noi abbiamo delle sedi. Guarda, allora Parenzo, se ci vuoi invitare, guarda, anche a volto coperto nella tua trasmissione alla 7. No. Scusami Marco, però andiamo sul concreto, al di là della. Il mondo è fatto da un sacco di cloni, tu hai detto, no? Allora, fate conto che all'incirca si salveranno più o meno 25.000 persone su tutto il territorio terrestre, ok? Su tutta la crosta terrestre. Ma quando? Tra cui ovviamente saranno le famiglie più importanti, i vari Gates, i Koch, i reali sauditi, i Bush, JP Morgan. Ma questo quando? Nel 2023? I Kardashian, i Walton, i Rothschild. Tutte queste famiglie hanno ovviamente una cosa in comune. Cosa? Non tutte queste famiglie, ma 5 di queste famiglie sono di origine ebraica. No, ma dai, basta. Ovviamente sono banchieri. Sono banchieri. Ma perché si dovrebbero salvare? Sono che banchieri. Cosa succede nel 2023? L'apocalisse di cosa? Allora, fate conto che, come ho detto prima, le streghe, non lo dico io, quindi le fattucchiere, sono tra di noi. Ok, e questo lo sa benissimo non io, ma lo sappiamo tutti noi studiosi di questo settore che voi chiamate settore del paranormale, studioso. Ma non è paranormale, è più normale il nostro del paracu del fermo.